Gino Troiani, un esempio, un simbolo, diciamo, dell'Aquila Rugby di 30 anni fa, di quello scudetto fantastico conquistato nell'aprile del 1994. Tante iniziative sono state portate avanti, si stanno portando avanti proprio per ricordare il trentennale di questo scudetto. In particolar modo siamo qui per ricordare tre protagonisti, anche loro, non sul campo ma dietro le quinte, tra preparatori atletici, medici, nutrizionisti. Oggi Gino si va a parlare appunto di tre persone che hanno fatto la storia dell'Aquila Rugby. Ci spieghi chi sono? Sì, innanzitutto sono tre personaggi e tre persone che erano, con le quali avevano un rapporto d'amicizia, perché poi quando si è instaurato nel tempo un rapporto proprio amichevole, familiare, quindi eravamo persone a me legate anche per altri motivi. Sono comunque, come dicevi tu, sì, personaggi importanti che ci hanno costruito le basi per raggiungere un successo, quello del 94, ma che comunque sono personaggi sportivi aquilani che hanno dato, diciamo, lustro alla città, sia da atleti quando erano atleti, in particolare Isaia Di Cesare e Paolo Perrotti, ma anche perché hanno lavorato con altre società sportive, con nazionali successivamente, e quindi sono personaggi riconosciuti. Isaia Di Cesare è stato per me come un fratello maggiore, diciamo. Lo stesso Paolo Perrotti, sono persone che comunque mi hanno dato non solo programmi da seguire, ma mi hanno proprio accoccolato, no? Quando c'erano periodi in cui allenamenti intensi, quindi c'è bisogno anche di mentalmente di sostenerti. E poi Pier Giorgio, che è stato, diciamo, ecco, il folletto del trio, dello staff, che invece ha iniziato a fare con me dei ragionamenti sull'integrazione alimentare, sull'integrazione vitaminica, proteica, per poter sostenere degli allenamenti molto intensi ma anche ripetuti, quindi per poter permettere all'organismo poi di reagire bene anche con una dieta alimentare ad hoc. E quindi, diciamo, per me mi hanno creato uno stile di vita, ecco, e quindi io sono sempre stato e sono ancora, diciamo, grato per il loro contributo nei miei confronti, ma anche in tutti i ragazzi che poi hanno seguito le loro indicazioni. Di fatto parliamo di tre professionisti che comunque sono stati anche antesignani, come dicevamo prima, anche parlando fuori microfono, anche da un punto di vista di nutrizionismo non c'erano tutti questi studi che magari vi hanno portato a voi a fare quello che poi avete fatto. Sì, diciamo che sono dei precursori. Hanno portato dentro delle cose che poi a livello nazionale e internazionale sono arrivati 10-15 anni dopo, cioè quando si parlava di integrazione fatta in base a quelli che sono i valori ematici, quindi controlli. Io mi controllavo una volta al mese, facevo l'analisi per controllare se tutta l'alimentazione e integrazione era corretta in base a quello che era il carico di allenamenti che si faceva allora. Stiamo parlando di più di 30 anni, 35 anni fa abbiamo iniziato questo percorso, quindi sono stati veramente delle persone che avevano una visione diversa, e mi auguro che questa città possa avere nuovi personaggi come loro, che abbiano, insomma, diano sostegno alle società sportive, allo sport aquilano. Quando pensiamo cosa aveva di più delle altre squadre l'Aquila Rugby di 30 anni fa, questo è uno dei fattori in più. Sicuramente, perché noi abbiamo quell'anno in particolare, siamo arrivati nella fase finale del campionato tutti che erano al 100%, quindi, e questo in aggiunta logicamente a quello che era l'apporto tecnico e soprattutto l'apporto della città, che abbiamo avuto, senza del quale non avremmo raggiunto sicuramente risultati, ma quello è stato quel qualcosa in più che abbiamo avuto rispetto a tante altre squadre più blasonate, e ci hanno permesso di giocare partite ad alto livello e anche ripetutamente nel giro di una settimana, meno una settimana, e insomma, e uscirne bene. Massimo Mascioletti, siamo qui per ricordare non soltanto quello che avete fatto in campo, quindi lo scudetto di 30 anni fa, ma anche come ci siete arrivati, per ricordare tre tra medici, preparatori atletici che sono stati molto importanti per
l'Aquila Rugby era un fattore in più rispetto a tutte le altre squadre? Io ho sempre saputo che prima il fisico, il preparatore fisico, dopo la possibilità di recuperare tutti gli infortuni, questa è stata il valore in più per vincere lo scudetto. Cosa ricordi di 30 anni fa, quel 23 aprile? Tutto. Però io non pensavo che andassimo in finale, perché il Treviso, il Milan erano dei giocatori più forti, perché io allenavo anche la nazionale. Però all'ultima partita, quando Paolo Parsitti mi ha detto che facevamo, ho detto vinciamo, ero sicuro. Allora, io mi volevo riagganciare a Marco, quando parlava della preparazione, quella che mandava la federazione. E mi arrivò la convocazione mi dissero preparati, perché se ce la giochi per venire a fare i mondiali a 36 anni. Allora, la federazione ci manda la preparazione, di Antonio, vediamo, stoma all'occhio così. Non riuscivamo a farla perché ci rubava troppo tempo. Allora andammo a Isaia, stava allenando la Piccolini e cambia tenza. Andammo lì e Isaia, non ce la facciamo, aprì questo librone. Questo no. Insomma, su 50 esercizi ce ne fece 4-5. Ci allenammo io, Antonio, tutta l'estate, eh? Partimmo, andammo a fare i raduni e sui test di Antonio eravamo quelli che stavamo meglio di loro. Un giorno andai a fare un raduno all'Acqua Cetosa e mi disse Isaia, però non lo diamo nessuno. Andai all'Acqua Cetosa a fare un raduno e vedo un paio di preparatori, medici, dentro sto giornale. Rugby News. Dove fai? Ci stavo io. Forte e veloce. Allora mi presero, mi portarono dentro il laboratorio là dell'Acqua Cetosa, mi presero 3-4 sensori, la mascherina, mi cominciarono a far vedere, guardate come siamo bravi noi, una 36 anni, uno dei migliori. E questi che se lo davano già tu di sera. Io di quello che ci avete dato voi non ho fatto niente. E che hai fatto? È lo che ci ha detto Isaia. Ma già avanti anni luce. Grazie. E benvenuti. Vi ringrazio veramente di cuore per aver accettato questo invito e le vado leggendo perché non posso fare diversamente. Questo incontro è stato organizzato nell'ambito delle iniziative del trentennale dello scudetto dell'Aquila Rugby per ricordare, come è stato detto, delle persone speciali, Isaia, Pier Giorgio e Paolo, tre professionisti il cui lavoro è stato fondamentale per la divulgazione dello sport a tutti i livelli, per diffondere la cultura dell'attività motoria quale fattore indispensabile per il benessere psicofisico di tutti, ma soprattutto dei giovani. Come vi dicevo, il tutto inizia nel 74, quando Isaia si diploma all'ISEF e col papà fonda una nuova società, la Mia Ginnastica, nome scelto per far capire la nostra idea di sport per tutti, dove ognuno avrebbe potuto raggiungere gli obiettivi che riteneva utili per se stesso. In seguito, sempre insieme a Paolo e sua moglie Simonetta, che è qui in sala e che saluto, la denominazione in L'Aquila 80, dove riunimmo intorno a noi tutti i movimenti atletici abitani. Con questo nome arrivarono grandi soddisfazioni in campo nazionale, mettendo in luce giovani talenti come Andreasti Fabio, Farroni Franco, Di Carlo Walter, Perrotti Paolo, Concetta Milanese, Salso Stefano, Rimastone Ida e molti altri, che contribuirono alla promozione tra le migliori società di atletica, ma soprattutto un nutrito gruppo di giovani,
giovani che adesso ci portano i figli in palestra. Fiore all'occhiello rimane l'organizzazione del primo mini di Città dell'Aquila, che vide la partecipazione di numerosi campioni italiani e che ebbe come miglior risultato il record del mondo di marcia dell'azzurra Giuliana Salce. Tornando a Isaia, vorrei ricordare il suo impegno come insegnante presso l'allora ISEF tra l'80 e l'81 e successivamente diventa allenatore della nazionale di atletica dei lanci dall'81 all'89. In questo periodo si specializza ancora di più come preparatore e questi lavori all'avanguardia vengono poi riportati in palestra con le persone, ottenendo così un successo incredibile. Questo periodo è stato bellissimo perché allena tantissimi atleti, tra i quali la tennista Katia Piccolini, che vince vincitrice di 3 titoli italiani, la tennista Silvia Farina, che passa dal numero 300 al numero 29 al mondo, poi altri atleti del BOP, collabora con Tartaglia, eccetera. Dopo il lavoro svolto nella palestra della piscina comunale, dove è iniziato il rapporto Isaia Mascioletti come atleta, anni 80-90, nell'89 nasce il centro studi MyGym, nella storica sede di Via Lanciano, dove abbiamo lavorato per 20 anni. La MyGym è stata fortemente voluta dal professor Isaia, diventa infatti un luogo frequentato da tantissimi atleti. Le tenniste di cui vi ho parlato prima, arriva la sciatrice Betty Biavaschi, che sceglie di allenarsi all'Aquila da medesimo, recuperando da un infortunio, arriva terza nella Coppa del Mondo, campionessa italiana, si allena all'Aquila, tanto che delle signore ancora la ricordano quando viene in palestra per un saluto. C'erano gli atleti aquilani che preparavano la spedizione su Gioiù, tra i quali c'era Giampaolo Gioia, e Insa, che non so se è arrivato, e colgo l'occasione per salutare il dottor Walter Bucci, medico della spedizione che si è allenato sempre con noi. E infine c'erano i giocatori dell'Aquila Rugby. Alcuni giocatori avevano deciso di allenarsi con lui individualmente per migliorare la loro preparazione. Troiani, Moretti, Massimo Gianfranco, Sandro Contacchiari, Molina, Castellani, eccetera. Nel 92 Isaia e Mascioletti prendono in mano la squadra e inizia così un lavoro di ricostruzione che vi porterà a duri allenamenti che sono continuati per tutta l'estate 93. Inizia il campionato 93-94 e si vede subito che la squadra è cambiata rispetto alla stagione precedente. Si vedono i frutti del lavoro duro fisicamente. Dopo con la vittoria con Milano, in un'intervista Mascioletti dice: comincia ad essere una buona squadra, ma c'è ancora molto da lavorare. Il campionato continua ad essere in salita con qualche sporadico arresto. A fine stagione la Puglia Rugby è seconda dopo il Milan. Iniziano i playoff, prima vittoria in semifinale al Fattori con la Benetton. Si vince bene, ma si perde altrettanto bene, ancora meglio a Treviso, nella seconda semifinale. La bella al Fattori, che porta la Puglia in finale, nonostante i cartelloni già preparati per la finale Milan-Benetton. Al prebiscito arriva una miriade di aquilani, oltre 3.000, che riempiono la tribuna del campo con striscioni tra i quali primeggiava quello con su scritto «Benvenuti a Tommaso Fattori». Un'emozione incredibile, difficile da dimenticare. Incredibile ma vero, dopo 80 minuti l'Aquila batte Milan e diventa così campione d'Italia. Stavo dicendo prima a Massimo, mi ricordo ancora le serate passate nella palestra sotto la piscina, insomma, rispetto a quello che adesso definire una palestra, insomma, è qualcosa di veramente lungimirante, però era un qualcosa che veramente ci ha consentito di fare un salto di qualità importante, chi più, chi meno, chi ha avuto dei risultati molto più brillanti, ma nella qualità di Isaia, di Pier Giorgio e di Paolo, assolutamente si sono trovati gli stimoli per veramente avviare un percorso che stava anni avanti. Chiudo questo mio breve intervento perché forse è difficile rappresentare a parole che cosa sono state queste tre persone per tutti noi che siamo qui. Parlando di un episodio che mi è successo un po' di tempo fa, ero in una palestra della città e c'era un macchinario stranissimo con un'imbragatura, una catena con dei pesi che scendeva per fare lo squat. Il proprietario della palestra ha detto: guarda, questo macchinario è bellissimo, è incredibile. Ho detto: ma
veramente somiglia a qualcosa che ho visto 40 anni fa, legato a Concetta. Era un po' più scomodo perché era su due palanche su un castello dello Svolt, ma è un macchinario che Isaia 40 anni fa ha portato avanti. Insomma, quindi mi sembra qualcosa di già visto. Il proprietario mi ha risposto: sì, ma Isaia era un genio. E Isaia era veramente un genio. Era il maestro, come lo chiamavamo tutti noi, perché in questa parola credo si racchiuda un po' tutto, no? un riferimento, un'ispirazione, qualcuno che ti dà tranquillità nei momenti in cui ne hai bisogno. Pier Giorgio penso sia stata la persona più preparata e più buona che ho mai conosciuto in Italia, cioè una persona veramente eccezionale. E Paolo è il fratello, quello che ti porta a spingere, che ti porta a dare di più quando sei in difficoltà. Ecco, l'unione di queste tre persone credo che abbia dato all'Aquila, allo sport aquilano e al rugby aquilano veramente una grande mano. Solo trentennale del quinto scudetto dell'Aquila Rugby, perché è vero che è 23 aprile 2024, quindi che sono passati 30 anni dall'ultimo scudetto, il quinto dell'Aquila Rugby, ma ce ne sono anche altri 4, 67, 69, 81 e 82. Questi gli anni appunto in cui l'Aquila Rugby ha portato i colori nero-verdi sul tetto d'Italia, e qui ci sono tanti campioni di quegli anni chiamati proprio a raccolta per celebrare questi anni d'oro, anni nero-verdi. A breve inizierà la premiazione, come potete vedere lì in fondo ci sono i premi, chiaramente i colori che dominano sono i colori nero-verdi, ci sono tanti selfie, tante persone aquilane sono venute anche a conoscere, ma anche insomma a ricordare e onorare tutti coloro che sono stati campioni della palla ovale nero-verde, e adesso li andiamo a sentire. Rob Lobo, uno dei personaggi, uno dei miti anche aquilani. Stavamo dicendo prima, tu dicevi non parlo italiano, parlo aquilano. Parlo aquilano, veramente. Sì, che vuoi fare, compare, e quella cosa, sì. L'Aquila ti è rimasta dentro. Raccontami la tua esperienza all'Aquila. Quando sei stato qui per giocare? Venuto qua... 81, dopo noi giocato 9 test match con Springboks, e dopo venuto qua con mia moglie, nuova moglie, per chi è sposato, venuto, e dopo è fantastico. Adesso l'Aquila è la mia seconda casa, proprio seconda casa, e dentro il mio cuore ancora. Infatti noi venuto qua in febbraio con la famiglia per sciare, e tutti venuti per sciare, è piaciuto molto. L'anno scorso, non quest'anno, senza neve. Non quest'anno, perché purtroppo senza neve non è nevicato, quindi praticamente torni molto spesso qui. Sì, ci piace molto, sì, per chi dentro mi occorre, veramente. E com'è cambiata l'Aquila? Tu hai visto il terremoto, insomma hai visto tanti passaggi, ci sono stati tanti cambiamenti all'Aquila, però il rugby è sempre nel cuore degli aquilani. Sì, per me è peccato che loro adesso sono un po' giù, ma speriamo che cresce ancora, perché io ho visto oggi c'è 200 giocatori piccoli che ha la volontà per giocare, e anche l'Italia gioca molto bene adesso, allora speriamo che cresce. Un altro protagonista dello scudetto del 1994 che proprio oggi compie 30 anni. Quanti anni sei stato all'Aquila? Sono stato fino al 96, allora... un po' di anni, è stata un'esperienza fantastica e mai dimenticato, diciamo. Cosa ricordi di 30 anni fa, proprio questo giorno? Che avevo meno acciacchi, sicuramente. No, è stato un finale incredibile, perché abbiamo giocato contro il Milan di Berlusconi, che era una squadra praticamente la nazionalità italiana con due stranieri australiani, e loro... Per noi è stata una partita fantastica, e abbiamo portato il scudetto a casa, abbiamo giocato con i colori nero-verdi per la città di L'Aquila. Cosa aveva L'Aquila in più delle altre squadre? Quell'anno lì avevamo la voglia, giocavamo ognuno per un altro, e c'era una fratellanza nella squadra, è una cosa molto importante.
C'era un fattore anche molto importante che era quello della preparazione atletica molto particolare, forse anche all'avanguardia rispetto a quello che era al tempo. Sicuramente con Mascioletti e con il prof Isaia loro hanno cambiato la nostra mentalità sicuramente a livello di preparazione. E poi eravamo un gruppo unito totalmente. Abbiamo visto tanti abbracci fra di voi, in tanti non vi vedevate da parecchio tempo. 30 anni, tanti abbracci, tante emozioni, tante gente. Sai, tu svegli la mattina e ti guardi nello specchio e tu vedi sempre gli stessi occhi, però stai diventando vecchio, sei cambiato parecchio. Allora è stato per noi tutti una cosa molto emozionante, bellissimo. Stare qua è una cosa che porti per tutta la vita, credo. Giulio Morelli, scudetto del 1994, tanto rugby nella tua vita, nella mia famiglia. Ma anche altro e anche nella tua famiglia, esatto, raccontaci la palla ovale nella tua famiglia. Innanzitutto io sono Morelli quarto, perché quarto? Perché c'era Giorgio, l'attuale vicepresidente, poi il fratello Giancarlo, poi il fratello Luca e poi arriva io che ero quarto, quindi all'epoca ci chiamavano Morelli primo, secondo, terzo, quarto. Per non confonderci, perché poi io, Giorgio, Giancarlo, Giulio, tutti con la G, quindi i giornalisti facevano Morelli G, poi facevano Morelli Gio, Giù, Già, e quindi a quel punto si disse no, facciamo primo, secondo, terzo e quarto. Ecco. Una famiglia devota. Sì. Alla palla ovale, cosa ricordi di 30 anni fa, oggi, proprio 30 anni fa, con questa vade, quel fantastico scudetto? Naturalmente che il tempo vola e questo lo diciamo tutti, no? Molto bello il ricordo, brutto pensare che il rugby non sia più come allora, almeno qui all'Aquila. Però i tempi cambiano e bisogna adattarsi ai tempi. Una cosa è incredibile, quello che pensavo ieri sera, che quello che sto vivendo questa settimana è quello che ho vissuto quelle settimane lì, di una completa assenza dal quotidiano. Cioè oggi sono andato al lavoro ma con difficoltà, perché sapevo che oggi dovevo rientrare quasi nel clima partita, no? Sì, anche se non è partita, però mi ha riportato a quelle due settimane, perché quella prima e quella dopo lo scudetto per me sono state due settimane indimenticabili. Parliamo chiaramente di rugby, di questo grandissimo scudetto conquistato, per l'altro con 3.000 aquilani al seguito. Mamma, insomma, mia. È stata veramente, immagino, il calore mamma anche. Mamma mia, è stata veramente, l'hanno detto tanti i miei compagni, ma vedere, noi in genere giochiamo di domenica, la domenica alle 2 non c'era nessuno, siamo tutti a pranzo, quindi quando andavamo al campo alle 2 era tutto vuoto, no? Quella domenica lì, mentre andavamo, le strade piene, dice, ma com'è possibile domenica alle due tutta sta gente? Poi tutti aquilani. Ecco, questa è stata una cosa veramente indimenticabile. Tantissimi bei ricordi, però lo sport ha continuato a far parte del tuo percorso di vita, perché poi ti sei spostato dal rugby alla pista. Sì, ci racconti questo passaggio? Il passaggio è stato un po' casuale, perché quando sono di figlio ho smesso di fare sport per stare più alla famiglia, poi a un certo punto ho incominciato un po' così con la bicicletta, e poi dato che io sono sempre stato abbastanza veloce, diciamo, la mia dote era quella, mi hanno provato a correre in pista e quindi lì mi sono divertito e mi aiuta a tenermi in forma e a proseguire nel mio stile di vita, che è quello di uno sportivo, di star bene, quindi faccio sport per star bene, che poi vinca, vabbè, è meglio, però... Perché effettivamente, diciamolo, c'è una vittoria importante negli ultimi tempi. Sì, ultimamente in Polonia, sì, con gli europei di Master. Master e cosa sono? Un gruppo di anziani, diciamo, che vanno a correre, quindi bisogna vincere con quelli più anziani. Io, diciamo, il vantaggio è che sto invecchiando, diciamo, abbastanza bene. Qualcuno invecchia un po' meno bene, quindi mi capita di vincere, sì, questo è vero. Qual è l'auspicio per il rugby all'Aquila? Adesso sta crescendo, l'auspicio è che ci siano tanti giovani, ma che ci sia anche qualche buon giocatore anziano che consente ai giovani di performare, perché io ero un giocatore, diciamo, normale, mi ho avuto la fortuna di giocare con i fuoriclassi, che erano alcuni qui presenti, e quei fuoriclassi hanno consentito a me di essere un po' più del normale, che il fuoriclasse ti trascina in allenamento, in partita, Danny Gerber, Mascioletti, Ghizzoni, ti trascinano, e spero che l'Aquila abbia buoni giovani e qualche fuoriclasse che li trascina. Il sindaco è stato mio alunno.
Pierluigi Pacifici, detto Campanella, un record, sì. 4 scudetti su 5. Sì. Perché il quinto no? Perché? Perché non potevo, avevo superato 40 anni. Avevi superato il limite d'età, perché altrimenti, esatto, saresti stato pronto a restare in campo. Sì, sicuramente. Quando ti hanno chiamato sul palco per ritirare il cap, che vediamo che infatti hai 4 scudetti, ti hanno chiamato soltanto Campanella, che è il, sì, tuo soprannome. Sì. Perché Campanella? Perché me lo trascino da 5 anni e quindi tutti quanti mi chiamano Campanella e io il cognome mio me lo sono dimenticato. Non se lo ricordano più. Qual è stato il più bello di questi 4 scudetti? Beh, il primo scudetto è stato bellissimo, 65-66. Poi contemporaneamente ho vinto il titolo italiano giovanile, poi sono entrato a far parte della prima squadra e da allora ho seguitato fino a 40 anni. E poi dopo però il rugby è sempre rimasto dentro? Sì, sempre. Infatti quando vado a vedere le partite, che no, speriamo di rivedere l'Aquila Rugby di una volta. Dove deve stare? Dove deve stare, che gli merita. Massimo Petrocco, un altro dei protagonisti degli scudetti dell'Aquila Rugby e anche di questa giornata dedicata ai colori nero-verdi. Quale scudetto hai conquistato e che cosa ricordi di quell'annata? Quali scudetti? I primi due dell'Aquila. Quello che forse ricordo di più è il primo, per la finale vinta forse inaspettatamente, perlomeno come forza dell'altra squadra, che erano le Fiamme Oro di Padova, e quello che poi c'è stato nel post partita quando siamo tornati all'Aquila. Accoglienza come? La piazza piena, e portati sul palco dove la mattina della domenica c'era stato, non ricordo se l'arcivescovo o da dove, per una funzione religiosa, e quindi quel palco che era rimasto è diventato un po' la piattaforma dove siamo stati portati al ritorno in città. L'Aquila ha il rugby nel proprio DNA, alterne vicende, questi 5 scudetti super partecipati, adesso sono passati 30 anni dall'ultimo scudetto. Qual è l'auspicio per il rugby all'Aquila? Ma io mi auguro che possa tornare a rivivere i periodi molto belli che ho vissuto io, anche se non ho seguito moltissimo le vicende del rugby aquilano essendo fuori città, ma mi auguro che possa ritornare a essere un'isola felice per il rugby, come lo è stato nel periodo che io ho vissuto, il periodo in che ho trascorso qua come neofita del rugby, perché ho cominciato tardissimo, non come adesso che i ragazzi iniziano da piccolissimi, quindi già verso i 17-18 anni, e poi sono stato anche fortunato ad attraversare con l'Aquila un periodo di vittorie. Pasquale Lamanna. Oh, io ne conservo una maglia gelosamente. Beniamino Manetta, c'è il figlio Agostino. Sergio Tibboni, ritira il figlio Claudio.
Ezio Orsieri ritira il nipote Pierluigi. Carlo Prosperini ritira il figlio Francesco. Giancarlo Delli Figorilli ritira Stefano, il figlio. Loreto Cucchiarelli. Angelo Scimia ritira Francesco, il figlio. Giuseppe Peppe Zia. Altro fugaro, Riccardo. Grande Riccardo. Francesco Tironi. Luigi Gigino Scipioni, c'è la figlia Monica. Evelino Aio. Giancarlo Vicini, Braciola. Arrivo.
Sola, Sola! Chissà se tende, chissà che furbio teniamo qua, fuori misura. La proprietà non si è mai risolta quella cosa. Per Daniele Colagrande c'è il figlio Federico. Massimo Petrocco. Sergio Parisse ritira la moglie Carmela. Ci sei, brava. Oscar Tortiello. Gaetano Tanino del Grande ritira la nipote Stefania. Che si trattiene anche per Carlo del Grande, grande dinastia. Francesco Aloisio, Cecco. In piedi, sono già in piedi. No, è la sorella, venivo io. Piano, non c'è il buco per le orecchie. Giuseppe Pino Lusi, Lulù. Valentina ritira il cap di Giampiero Ricci. Campanella, non c'è bisogno di dire altro. L'unico ad averne 24 su 5. Avrebbe tentato anche il quinto, fosse dipeso da lui. Carlo Lamanna. Grazie.
Giovanni Di Cola, c'è Berardino. Grande coppia di centri. Mauro Zingarelli. Aiuto! Ancora con le specie show, dai! Per Antonio Tonino Falancia ritira Fulvio Di Carlo. Piano, piano, aiutalo, aiutalo. Il figlio Alessio ritira il cap di Ennio Ponzi. Fulvio Di Carlo, mi dispiace, ma questo è il tuo, vero? Adesso l'operazione è difficile. Guarda l'uccellino. Giorgio Morelli. Pure sta una meraviglia. Bello. Sembra di dire gli ebrei. Come si chiama? Chi fa? Chi fa? Chi fa? Vediamo se questo è il più. Serafino, e non serve altro. Che sono, qui siamo a 3 su 5, 3 su 5. No, Paolo Mariani, il compare. Ciao. Allora, erano i gemelli della meta, per uno bastava il nome, per Massimo basta il cognome. Mascioletti.
Beh, anche qui ne contiamo tre però. Piero Camiscioni ritira Serafino. Lucio Pelliccione. Pietro Farinosi. Maurizio Colangeli, detto. Massimo Bebetto Aloisio. All black, tutto nero. Facci laga! Vediamo! Facci laga! Dai, laga! Facci laga! Dai! Mauro Panone. A me fa difetto la memoria, me l'ha scritto male. Vai Domenico! Vai Domenico! Per Pasquale Museo ritira il cugino Gianluca. Marco D'Onofrio, Cico. Dovrebbe essere arrivato Mario Capulli, Jack. Non è arrivato.
Luca Pelliccione, rimaniamo accoppito comunque. Gigi Salvatore. Riccardo Zingarelli. Ma per Giancarlo Morelli, che è assente, ritira Giorgio, ovviamente. Il più che non lo vedo, giustamente. Pasquale Grottini. Benito Climastone. Per dire di nuovo una standing Rob Blue. Mauro Aloisi. Spumo, spumo! Spumo! Vai, spumo! Bravo! Spumo! Spumo! C'è un altro regista dell'attacco che è anche il regista di questa manifestazione, Gino Troiani. Occasione di festa. L'altro D'Onofrio, Bruno. E proseguiamo in ordine di altezza perché c'è Antonio Colella. Yeah.
il mio amico Francesco Pietrosanti. Lui un po' l'infanzia. Daniele Marrama, Giampiero Passacantando. Di scudetto in scudetto siamo arrivati al quinto, no? Si comincia a capire. Alessandro Bottacchiari, Giulio Morelli, lei che continua a correre però, è tra i pochi. Lanfranco Massimi. Walter Di Carlo, Giovanni Alfonsetti, Valentino Venta, Gabriele Sorrentino,
Andrea Castellani. Carlo Caglione. Massimo Alfonsetti. Francesco Scipioni. Gianni Cicino. A seguire Pasquale De Santis. Forza Juve! Lorenzo Cavallo. Wim Visser. Giuseppe Lamanna. C'è l'autore di una meta che non ho visto perché ero nella parte coperta della tribuna, Dani Gerber. Stefano Aio. Bravo Stefano! Per Pietro Mari ritira Pasquale De Santis. Sono tutti i presenti.